Oggi proviamo i metalli accents, ma prima! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video davvero curioso, una delle mie recensioni d'oltreoceano. Infatti proprio da lì, lontano, arrivano gli art filosofi, questi bellissimi acquarelli della Primacolors. Mi raccomando, se vuoi supportare Arte per te puoi farlo tramite il pulsante PayPal che trovi sulla home page del canale, ti lascio qui il video in cui ti spiego tutto e iscriviti anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, e se vuoi, perché no, anche su Potitoys. Enzo vi aspetta. Grazie a tutti coloro che lo faranno, e per coloro che non potranno farlo non vi preoccupate, avrete i vostri buoni motivi. Ma adesso parliamo di questi fantastici acquarelli metallici. Ed eccoci giunti alla recensione degli Art Philosophy by Prima, il cofanetto Metallic Accents. Sono degli acquarelli metallici custoditi in questa confezione di plastica bella solida. La confezione è una confezione molto chiara perché esplica chiaramente all'esterno quello che contiene il cofanetto, quello che contiene la palette. Come vedete ci sono anche dei sample molto approssimativi delle nuance dei colori. Contiene la dicitura non adatto ai bambini inferiori ai 14 anni in tutte le lingue, tra l'altro, quindi anche italiano, e ci sono i riferimenti dei vari social, quindi un brand molto all'avanguardia in questo settore. La palette non è una palette molto molto professionale, è una palette, a vederla così, un cofanetto quasi scolastico, però è comoda perché si apre, ha un grande vano per il discioglimento delle pastiglie, e le pastiglie si presentano così. Sono removibili dalla confezione, quindi sostituibili, e possibilmente possono essere anche sostituite quando finisce un colore. Credo che siano venduti anche singolarmente i colori, e viene dato in dotazione con un pennello, anche questo qua in sintetico, che io però non userò. Userò con voi invece un bel tintoretto sintetico Martora. Uso un sintetico perché penso che quello che tutti comprano in prima battuta per allenarsi, un po' d'acqua, della carta, io uso la Morillo della Fabriano, una 300 grammi, e una nera invece un po' più spessa, non ricordo però la grammatura. Questa non è, la Morillo non è tipicamente per acquarello, ma è una carta molto sostenuta che permette anche l'acquarellatura. Non ci sono i nomi dei colori, vediamo sotto la pasticca, no. I colori non hanno nomi. Questa confezione ricorda molto le confezioni scolastiche degli acquarelli, ma comunque per comodità mi piace molto. Andiamo adesso a provare i nostri prodotti su carta. Disciolgo la pastiglietta e faccio il mio primo sample, questo violetto. Lo stendo un bel po' perché così, e allora così è passato acquoso, mentre così in maniera più densa. Comunque tutte e due le volte bagnato su asciutto. Adesso proviamo il bagnato su bagnato. Si spande abbastanza bene. Sicuramente io già ho una preferenza di utilizzo, ma andiamo avanti con i sample e poi vedremo. Allora, andiamo adesso su questo rosa, che non sarà, credo, così rosa, e facciamo un bagnato su asciutto un po' diluito. Adesso invece facciamo un bagnato su asciutto un po' più intenso. Quindi direttamente dalla pastiglia inumidita,
Adesso facciamo un bagnato su bagnato. Anche qui metto la pozzangherina alla pastiglia e lascio depositare il colore. Proseguiamo con questo bel turchino. Sono dei colori molto particolari perché sono molto pastellati. Disciolgo qui la mia pozzangherina e vado col bagnato su asciutto diluito. Questa ha una carica di pigmento più forte rispetto agli altri colori, infatti vedrete adesso in pozzanghera, in pastiglietta, prendendo direttamente dalla pastiglietta, una bella campitura decisa. Questo mi piace molto. E adesso proviamo il bagnato su bagnato. Ero molto curiosa di provare questi colori, ma non volevo buttarveli nel calderone di Natale e farli passare quasi inosservati, perché a Natale avete tutti foga di creatività spicciola e le belle arti passano in secondo piano sul canale. Fantastico, questo bel azzurro è veramente denso e carico di pigmentazione. Adesso andiamo con questo verde acqua, il bagnato su asciutto diluito. Adesso proviamo il bagnato su asciutto più denso, meno diluito, direttamente da pastiglia. E adesso proviamo il bagnato su bagnato. Molto carina, molto molto carino, è molto bella questa palette, la trovo molto divertente. Il termine esatto è questo. Andiamo avanti con questo verde quasi oliva, un duochrome quasi, un verde grigio con bagnato diluito su asciutto. Ora vado con bagnato più concentrato, quindi da pastiglia su asciutto. Proviamo il bagnato su bagnato, che presumo per questo colore sia abbastanza debole. Vediamo. Ma no, ora vediamo come asciuga. Proviamo questo nero. La cosa bella di tutta la faccenda è l'acqua, che ha queste perlescenze galleggianti, sembra veramente da unicorno proveniente. Allora, proviamo questo grigio canna di fucile, perché non è proprio un nero assoluto, perché ha delle perlescenze argentate. Diluito è comunque molto scrivente. Ecco il bagnato su asciutto da pastiglietta. Wow, una bomba, eh? È proprio un nero, proprio bello, bello bello bello. Pensavo fosse meno denso, invece è fantastico. E adesso bagnato su bagnato, molto molto bello. Oddio, provo anche il bianco perlato, ma giusto per la cronaca, perché sul bianco è inutile, e allora lo provo qui. Bagnato diluito e comunque ha una buonissima scrivenza. Da pastiglia vediamo come sarà. Bello, un bel bianco lattiginoso con delle belle perlescenze. Ora vi metto a favore di luce così potrete vedere. E adesso vediamo anche il bagnato su bagnato. Bellissimo. Bello. Bello, bello, bello. Mi piace anche il bianco perché lascia trasparire il foglio. Quando si asciuga lascia trasparire il foglio. Mi piace. Proseguiamo con... Beh, io un passaggio anche qua glielo faccio, ma fosse mai che dà una perlescenza. Voi potrete vederla. Faccio un bagnato su bagnato e un bagnato su asciutto soltanto. Un bagnato su asciutto e un bagnato su bagnato, per quello che si potrà vedere. Così, per completezza nozionistica.
Gold, il dorato chiaro. Questi sono molto curiosa di provarli, perché sono molto curiosa di paragonarli ad altri che abbiamo già visto sul canale, di cui metto il link nella, dove c'è la scheda informativa. E allora proviamo un bagnato su asciutto da guazzetto. È un giallo, ecco, questi non sono proprio perlati, sono dei semi perlati, sono dei colori perlescenti, diciamo così, non sono dei metallizzati. Ora ne parliamo. Bellissimo. Ok, e adesso andiamo bagnato su bagnato. Bellissimo, molto bello questo colore. Proviamo l'oro ricco, bagnato da guazzetto su asciutto, bagnato da pastiglia su asciutto, bagnato su bagnato da mix di pastiglia e guazzetto. Voilà. Sì, sì, ho molto da dire nelle considerazioni finali. Adesso andiamo su questo rame, bellissimo tra l'altro. Questo è uno dei miei colori preferiti in palette, bellissimo. Vediamo bagnato da guazzo, infatti, per forma si vedeva già dalla pastiglia che era bellissimo. Bagnato su asciutto da guazzo. Questo così sarà spaziale, bagnato su asciutto da pastiglia e bagnato su bagnato. Wow! Quando i colori fanno venire voglia di dipingere, e allora ci siamo. Adesso andiamo con questo terra di Siena metallizzato, bagnato su asciutto da guazzo, bagnato su asciutto da pastiglia, bellissimo, bagnato su bagnato da Megamix. Quando dico da Megamix, puccio sulla pastiglia e sul guazzetto, in pratica, per avere una consistenza media del colore. Ultimo, ma non per importanza, il borgogna, il rosso. Affatto per importanza, direi. Sono dei colori molto molto fashion, eh? Specialmente questa riga, bellissima, ma anche l'altra, bagnato su asciutto da guazzetto, molto intenso, bagnato su asciutto da pastiglia, bagnato su bagnato, super. Adesso mettiamo da parte e proviamo sul nero tutti i colori. Bagnato su asciutto da pasticca, non proverò da guazzetto perché sul nero non mi dà l'idea di farcela. Beh, posso provare per non essere tacciata di preconcetto. Ok. E adesso provo anche il bagnato su bagnato. Wow, che forse è la diffusione più bella. Vediamo, proviamo questo azzurro che mi faceva impazzire. Proviamo, allora ritorniamo a fare prima da guazzo, siamo ordinati. Facciamo la prima da guazzetto. Mi rimane un po' aperto, adesso da pasticca. Wow, bello. E adesso bagnato su bagnato e continuo così per tutti i colori, guazzetto prima e pasticca per quanto riguarda il bagnato su asciutto e poi il bagnato su bagnato. Oh,
facciamo asciugare il tutto un attimo e adesso vi dico cosa ne penso. Allora, per quanto riguarda i toni sul bianco, direi che performano tutti molto molto bene. Hanno una caratteristica, questi non sono dei metallizzati spinti, sono dei pearlescenti consistenti, direi, perché mentre discorso a parte può essere fatto per i toni del dorato e del bronzo, che direi che sì, sono abbastanza metallici, specialmente questi tre, ma tutti direi. Per le nuance colorate io parlerei di un finish pearlescente molto molto intenso, più che di un metallizzato. Forse tra questi i metallizzati sono più questi due, mentre gli altri sono tutti molto pearlescenti. Hanno tutti una congianza duochroma, ancora non sono perfettamente asciutti, vedete le pozzangherine che si muovono. Mi piacciono tutte le applicazioni a seconda delle diverse tipologie di lavoro che vogliamo fare. Sicuramente per lettering, per la brush lettering, questa dell'applicazione direttamente da pasticca performa meglio, ha un tratto più deciso e una pigmentazione più consistente in maniera omogenea. Gli altri due invece mi piacciono molto, questa su guazzo, non sulla carta bianca, ma la adoro sulla carta nera. Mentre questa mi piace per le definizioni acquerellate, mi piace molto perché comunque non tradisce il tono, non si sfalda, non si apre a zolla, mi piace abbastanza. L'unico colore che ho trattato in maniera più trasparente è questo, che si è aperto un po' più a zolla, ma come vedete tutti gli altri sono perfettamente chiusi, quindi mi piace molto. È una palette molto moderna nei toni e nello stesso tempo molto versatile. Ora vi faccio vedere invece i toni sul nero. Sul nero io li adoro, diventano sicuramente metallizzati, sul nero esplicano la loro componente metallica. Ci sono ancora due toni, un paio di toni che hanno la pozzanghera bagnata, però come vedete queste microparticelle di pearlescenza poi si depositano in maniera uniforme e lì dove fanno intravedere il nero danno quel tocco di eleganza. Anche il nero si vede su nero e la cosa non è scontata, diventa un bel grigio dove risaltano tutte le pearlescenze argentate che prendono il sopravvento sulle nere. Tutti i toni vengono tutti un po' spenti nel tono, ma non nella lucentezza. Ora faccio asciugare anche le altre pozzangherine, dopodiché vi faccio le foto in maniera del tutto veritiera, quindi cerco di far assomigliare i toni della foto ai toni che ho io dinanzi a me, perché purtroppo nelle foto a volte i toni vengono falsati, e così capirete la vera essenza dei colori, dei toni che ho dinanzi. Quindi che dire, mi sono piaciuti? Sì, mi sono molto piaciuti, perché hanno una gamma di colori vasti, tutti all'interno di un cofanetto comodissimo, perché potete mettere all'interno un pennello standard e adesso faccio un parapocchio, potete chiuderlo e si chiude perfettamente pur togliendo il pennello in dotazione, quindi è comodo. Sono dei buoni colori per iniziare a giocare con i pearlescenti senza spendere un occhio della testa. Vi metto tutti i riferimenti qui sotto, vi ricordo che questi colori mi sono stati inviati su mia richiesta dalla Prima Color, che ringrazio, e vi metto tutti i riferimenti qui giù nell'info box qualora foste interessati. Non è una spinta all'acquisto, ma è semplicemente una review per farvi conoscere un materiale in più. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao!
ne pensate di questi acquerelli? Devo dire che mi piacciono molto per l'hand lettering e mi piacciono molto per i disegni che accompagnano l'hand lettering. Sono carichi di perlescenze, ma non sfacciatamente metallizzati. Mi piacciono molto proprio perché mantengono la loro caratteristica di acquerello, perché dobbiamo pensare anche a questo, alla tecnica che stiamo usando. Un acquerello che sia troppo coprente, troppo denso, non sempre è una bella cosa a seconda di ciò che dobbiamo fare. Questi possono essere modulabili, abbiamo visto tre diversi modi di usarli, abbiamo visto come si comportano nei tre diversi modi di usarli. Io preferisco prelevarli da pasticca ben inumidita su foglio chiaro, mentre preferisco la diluizione di bagnato su foglio scuro, ma è una mia personalissima scelta. Ognuno di voi ha una propria tecnica di pittura, vi posso solamente dire che sono dei colori affidabili, che fanno quello che promettono e che sono di facilissima portata e anche facilissima reperibilità, perché si trovano online e si trovano sul sito della Prima. Nella Prima ho anche altri acquerelli da farvi vedere, ditemi se siete interessati con un commento qui giù, se il video vi è piaciuto un bel pollice in su, attivate la campanella per non perdervi la programmazione 2019 di Arte per Te e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!